Buongiorno, non so perché sto facendo questo video, forse non lo pubblicherò mai, però siccome oggi vado dai miei nonni a mangiare e poi devo fare delle cose, volevo tentare di fare un esperimento di daily vlog. E mi scuso perché l'audio sarà un po' diverso perché la GoPro ha l'audio diverso dalla Sony, è più basso e quindi niente. Mi sono appena svegliata, mi sono spettinata e sono tutta messa male. Adesso mi lavo, mi vesto e esco. C'è un sole bellissimo, ma penso ci sia anche tipo vento, quindi andrò a piedi. Finalmente potrò mettermi i vestiti autunnali che sono decenti e non sono vestiti estivi, io odio vestirmi d'estate. Vado, spero che non mi attacchino mille cimici perché fuori in questo periodo dell'anno c'è pieno di cimici. E ci vediamo tra poco. Mi sento idiota a parlare da sola mentre cammino. Sto tornando a casa. Questo è un orario in cui non c'è praticamente nessuno. Adesso torno a casa e pubblico il video. Spero non si senta il vento e spero mi si veda perché sto usando un'angolazione del video inquietante, i miei 5 doppi menti, quindi sarà veramente bellissimo. E niente, pubblico il video, poi devo fare un po' di cose in casa. Dovrei girare un altro video, ma mi sa che lo giro domani. Oggi devo sistemare un po' perché ci sono delle cose in camera mia che mi provocano del disagio. Sono arrivata a casa e sto mettendo tutti i timestamps del video sulle serie TV. Li ho già messi, in realtà sono è un lavoro un po' noioso da fare. Ho messo i tag, adesso sto mettendo la descrizione del video che copio e incollo brutalmente dal video precedente come al solito. E alle 2 lo metto online. Mi sono dimenticata di mettere nella copertina, ho fatto la copertina del video con tipo la mia faccia e poi ho messo tipo hint alle serie di cui parlo e non ho messo Shane perché ho parlato anche del documentario di Shane, vabbè, lo specificherò probabilmente negli spam che faccio e perché voglio, cioè vorrei confrontarmi anche con voi su questo documentario, anche se è uscita la quarta parte ieri, ovviamente non ne ho parlato perché è uscita mentre giravo il video. Cosa devo fare? Devo mettere, ho salvato, sì, devo mettere la scheda con l'altro video. Facciamo come gli youtuber seri che vanno, fanno vedere quando mettono online il video. E metto pubblico il video, yeah! E pubblico. Adesso devo fare il post su Facebook. Non che serve in realtà perché le pagine Facebook sono morte. Cioè almeno quello che sto notando è che pochissimi ormai usano le pagine Facebook per promuoversi, diciamo. Funziona molto di più Instagram. Però io, vabbè, ce l'ho là. Non mi costa niente condividere il video anche lì. Salve. Quello che voglio fare oggi è sistemare un po' la mia lip.
Makeup collection, tra molte virgolette, perché come vedete è un po' un casino. Io ho organizzato un po' le cose in modo random, nel senso che qui ho un po' di prodotti base viso, questi sono rossetti, ci sono altri rossetti qua dentro, queste sono tutte cose occhi, matite labbra. Qua ho delle palette, pennelli, questi sono tutti prodotti viso. Qua sotto cose che non uso mai, quindi cose che non mi servono nell'immediato. E poi ho un cassetto di cose che non uso praticamente mai. Se vi ricordate, io avevo anche fatto un decluttering, avevo fatto dei video decluttering. È una cosa che andrebbe rifatta perché in realtà non ho accumulato cose nuove perché non sto comprando make-up da anni, ma mi rendo conto che ho cose che non uso, quindi potrei benissimo liberarmene. Comunque vorrei sistemare un po' questa disposizione perché non mi piace e devo assolutamente lavare i pennelli, quindi è una cosa che farò oggi. Per esempio, questi sono tutti prodotti occhi tra matite, mascara, ombretti liquidi, eccetera. Ho tipo questi cosi di Essence che li tengo giusto perché sono gli unici ombretti liquidi che ho e non mi sento di buttarli. Il problema è che io ho questi contenitori che non vanno bene perché sono, cioè non vanno per l'alto ma vanno per il lungo e mi scoccia usare questi qua, ma non ho nient'altro da poter usare. O meglio, avrei due cose, ma avrei due contenitori, ma sono troppo alti e le cose mi affondano dentro. Quello che potrei fare è mettere tutto, anche i prodotti labbra, qua dentro e liberarmi di uno di questi due contenitori. Adesso vedo se riesco a fare questa cosa. Ho messo insieme cose occhi e cose labbra che in realtà sono tipo tre matite, quindi non aveva effettivamente senso usare due contenitori. Qui ho sistemato un po' il cassettino dei prodotti viso che ho, che sono praticamente blush illuminanti, ho un paio di prodotti tipo per il contouring, ma giusto due. E questo qua è il cassettino sistemato. Qua sotto ho delle cose random che adesso devo sistemare. Il più grande pallino che ho sono le palette perché non so ancora bene come organizzarle. Adesso vedo di risolvere anche questa cosa qua. Ok, sono riuscita a far stare tutto e mi sembra una disposizione abbastanza funzionale. Adesso devo sistemare questo cassetto qua. Sistemare questo casino che c'è in questo cassetto qua. Queste sono le cose che butterò perché sono scadute, finite. Questa beauty blender è praticamente ammuffita. Quindi farò queste cose e poi vi farò vedere la fine di questa cosa che sto facendo. Mia mamma mi ha detto che il mio blush fa schifo. Ho lavato i pennelli, tranne quello che non l'ho mai usato e non lo userò mai. E questa è la disposizione finale. Qui ho lasciato le cose che uso spesso. Qui ci sono, beh, i rossetti li ho lasciati qua così anche se non li uso tutti i giorni, però ho questo come si chiama? Non è un dispenser, come si chiama? Organizer, non lo so, vabbè, questo. E quindi li lascio così anche se prendono polvere un po' mi turba. Però vabbè. Qui ho altri rossetti che non ho sistemato, ma questa perché è qui, vabbè, che non ho sistemato, ma sono frutto del decluttering che avevo già fatto, quindi li lascio qua. Qui i pennelli lavati, questa cosa rimarrà così e qui ho
Sì, questo rimarrà così perché sì. Mentre qui praticamente lo so che sembra un casino abnorme, ma in realtà è tutto, ha tutta una logica, perché questi sono praticamente beauty case che io mi porto quando vado in giro. Questo è un altro cosino che è pieno di campioncini, cose, e queste sono le cose che io uso per la mia skin care, tra molte virgolette, struccanti, eccetera. E lì ci sono delle mie occhiaie da sole e altre cose. Ho scoperto che oggi è il Cinnamon Bun Day. Quindi ho condiviso il video dove cerco di cucinare cannelbullar come ricordo del mio tributo ai Cinnamon Bun. E nel frattempo sto cercando di organizzare, cioè di ideare, di pensare a che video fare per Halloween. Ho già in mente un video a tema mitologia da fare a tema, cioè a tema mitologia. Ho in mente, ho già un video della serie di video di mitologia per Halloween. Volevo tentare di fare una specie di video tipo make-up tutorial, ma non è un tutorial, tipo cercare di ricreare un make-up di Halloween. Poi mi è venuta l'idea di fare un video su come mi truccavo quando ero dark. Perché ho fatto in passato il video di come mi truccavo al liceo, ma vorrei farlo più specifico su come mi truccavo quando ero tipo super gothic, dark, facevo tipo le serate e cantavo nelle band di metal sinfonico, perché ho avuto quella fase. Ed è molto a tema Halloween, perché sarebbe un perfetto travestimento per Halloween, vestirsi da me quando cantavo nelle band, cover band dei Nightwish. E quindi potrei fare questo. Fatemi sapere se vi interessa. E poi stavo guardando su Amazon quanto costano le batterie per la GoPro, perché la mia GoPro sta morendo, la batteria sta morendo e regge pochissimo, quindi mi ricordo sempre la mia wishlist di Amazon in descrizione. No, scherzo, non costano tanto per fortuna, quindi appena potrò mi prenderò la batteria di riserva, perché questa sta morendo. E ho messo lei nel video, sto leggendo i commenti. Stasera c'è Pechino Express, quindi sono su Twitter a twittare e fare live tweeting di Pechino Express. Adesso mi faccio un po' di merenda e poi penso che guarderò una puntata di The Handmaid's Tale. Sto guardando The Handmaid's Tale e mi sta piacendo un sacco. In realtà vorrei andare avanti a guardare American Horror Story, ma giusto perché vorrei poi parlarne, e ho visto il pilot e mi ha fatto schifo. Quindi vorrei andare avanti a vedere, giusto per vedere dove va a parare, ma non mi viene voglia. Quindi adesso vedo, dopo ci aggiorniamo. Rieccomi, ho già cenato e alla fine non ho guardato niente. C'è una zanzara che mi perseguita, aiuto. Non ho guardato nulla, ho semplicemente chiacchierato un po' su Discord con i sibellini, perché c'è un sibellino che sta per iniziare a streamare su, dis sì, su Discord, su Twitch, e quindi lo stiamo aiutando a settare tutte le cose di OBS, eccetera. Io vorrei tanto in realtà streamare seriamente, cioè fare anche solo live su YouTube un po' belle, con la grafica e le cose fighe, ma la mia connessione non me lo permette e la qualità delle mie live è veramente terribile, quindi non sto neanche lì a perderci troppo tempo, e le faccio ogni tanto giusto per chiacchierare un po' con voi. Spero di riuscire a sistemare un po' per quanto possibile la linea, perché in questo momento io vado tipo a neanche 7 mega. Infatti per caricare un video ci metto tipo un giorno intero. Comunque, adesso mi metto in pigiama. Stasera c'è Pechino Express, quindi mi metterò esattamente qui. La TV è lì. E mi guarderò Pechino Express, sarò su Twitter a twittare. Stavo pensando che quello che vorrei fare nei prossimi giorni, tra le altre cose, è sistemare questo muro che ho qua, che in questo momento non mi piace, perché ho tutte le mie cose di foto di persone morte, foto antiche, belle, a parte quella lì, che è una stampa che devo sostituire a mettere una foto bella.
da questa parte e di qua ho delle cose random. Vorrei spostare questa cornice che mi hanno regalato le mie amiche e darle una posizione più dignitosa e meno, come dire, segregata e metterla magari in alto là e lì appendere finalmente le cose che ho comprato a Londra, quindi tutte le stampine di quadri che ho preso e completare la composizione lì perché ho da appendere altre cornici con altre foto. E sarebbe tutto molto più coeso perché sarebbero stampe artistiche di quadri e foto. E le foto mie andrebbero tutte su questo muro dove ho anche altre foto. In più ho da appendere quella cosa che si vede di sbucare, che è un quadro che mi ha regalato il mio ragazzo, e devo trovargli una posizione. E non so dove metterlo perché non ho posto. L'unico luogo in cui mi verrebbe in mente di appenderlo è lì. Ma no. Quindi potrei pensare di mettere anche lui su questa parete. Ma devo un attimo ponderarci. Una cosa che mi vorrei tanto fare perché così mi provoca degli scompensi, non mi piace questo muro. E visto che potrei potenzialmente usarlo come sfondo per i video, vorrei che fosse decente, insomma. Fatemi sapere cosa ne pensate, come lo fare. Ah, quello lì me l'ha regalato la Fred, quel coso lì con i fantasmini e le zucchine che fa molto Halloween. E quel filo lì è una fila di lucine che si illumina, che finisce esattamente sul culo dell'unicorno. Di Lucy di Tiger, che sembra tipo una scia di peti dell'unicorno. Vabbè, fatemi sapere come te ne pensate e cosa fareste voi su questo muro. Io, boh, sono pronta. Sono pronta per Pechino. Adesso però devo spegnere la luce, quindi non si vedrà più niente. In realtà volevo andare a bere. E niente. Vorrei anche uno snacchino, ma non ho niente in casa. Quindi adesso vado a vedere se procacciarmi cibo. Poi starò su Discord con i ragazzi di Discord e su Twitter. E adesso vado. È finito Pechino. Adesso vado in bagno, poi vado a letto. Mi devo struccare. Cioè non sono struccata in realtà, mi devo tipo lavare la faccia. Ho solo le sopracciglia fatte un po' di mascara. E poi vado a dormire. Quindi, buonanotte. Ciao.